Una coriacea fermana supera la Gian Erminio davanti ai propri tifosi e si gode la seconda vittoria consecutiva casalinga. Il primo turno infrasettimanale della stagione premia dunque i gialloblu, che possono festeggiare contro i lombardi, ordinati e abili nel palleggio, grazie alla rete di Cognini, pronto in aria a beffare il portiere avversario. Un risultato poi difeso con i denti fino all'ultimo secondo, anche quando la fermana rimane in 10 per l'espulsione di Gian Donato sul finale per doppio giallo. Sono gli ospiti a provarci, però all'ottavo minuto, su punizione da fuori area di Palma, scrosta, si salva in angolo. All'undicesimo il vantaggio, Cognini è pronto in area piccola sulla ribattuta del portiere al tiro di Lupoli e gonfia la rete. 1-0 e festeggiamenti sotto la curva Duomo per un gol tanto voluto. Prova a farsi allora avanti la Gian Erminio al 33esimo con Perna in area gialloblu, ma è anticipato da Ginestra che trattiene. Nella ripresa gli ospiti entrano in campo subito più aggressivi. Al sesto Chiarello prova il tiro da fuori area che finisce sopra la traversa. Occasione per la fermana all'11esimo, Lupoli in area va sulla conclusione di prima, Leoni riesce a deviare, quindi la difesa ospite spazza. Gli ospiti provano a sfruttare un calcio d'angolo al 25esimo, ma Ginestra anticipa tutti e trattiene la sfera. Ospiti pericolosi sullo sviluppo di una punizione, Bonalumi di testa spedisce la palla sopra la traversa. Quindi al 43esimo la fermana rimane in 10 per l'espulsione di Gian Donato a causa di un doppio giallo. A tempo quasi scaduto, al 44esimo, la Gian Erminio ci riprova sullo sviluppo di un corner con Montesano, ma Ginestra si supera e tiene al sicuro il risultato. Finisce con la festa della fermana per la vittoria.